Non ho mai pensato di trasferirmi a New York perché mi sarebbe impossibile concepire di spostarmi da dove sono nato e cresciuto. Ma sicuramente New York è una delle poche grandi città dove potrei comunque pensare di trascorrere una buona parte dell'anno. New York e Roma sono le uniche metropoli dove potrei concepire di vivere. Diciamo che la crisi di questi ultimi anni, che ha fatto seguito ai tragici eventi dell'11 settembre, ha sicuramente cambiato la città, nel senso che a volte l'ho trovata con meno traffico, meno confusione. Cioè, sì, era New York forse tutto sommato un po' meno caotica. Uno dei grandi vantaggi di una metropoli come New York è che dal punto di vista culinario è esattamente come essere in Italia, perché anzi a New York ci sono molti dei migliori ristoranti italiani che un italiano possa sognare. In questi anni ho fatto anche delle amicizie, sono stato spesso al vecchio ristorante Le Cirque, che ultimamente è cambiato di sede, dell'amico Sirio Maccioni e dei figli, insomma, una famiglia che da tanti anni si occupa di ristorazione. Sono italiani che hanno fatto fortuna, tra i tanti italiani che hanno fatto fortuna all'estero, e specialmente in America. E, no, a New York si mangia bene ovunque. In America poi in generale direi che si mangia forse la migliore carne del mondo. Quando trascorro 2 settimane a New York faccio una scorpacciata di carne che mi bastano per tutto l'anno, insomma, perché veramente gli americani hanno questo culto della buona carne. È molto difficile da spiegare, ma New York ha dei tratti distintivi che la rendono veramente unica nel suo genere, nel senso che è una città che ha la sua voce, ha i suoi odori, ha le sue sensazioni. Se improvvisamente col teletrasporto fossi catapultato al centro di Manhattan, senza saperlo, riconoscerei New York, perché lì il rumore della città, l'odore dei cavalli e il modo che ha la gente frettoloso di camminare, di infilarsi nei negozi, è una cosa che rende New York diversa da tutte le altre città e da tutte le altre metropoli in genere.